Coinvolgere gli studenti in un'analisi critica dei problemi e dei fenomeni che stanno interessando tutta la nostra società. Questo è l'obiettivo dell'incontro dibattito con Gianfranco Fini, voluto dal rettore Luciano D'Amico. Un uomo delle istituzioni che, grazie all'esperienza che ha accumulato a servizio delle istituzioni, potrà offrire una prospettiva, potrà offrire degli spunti di riflessione per affrontare ed inquadrare un tema che è assai problematico e per il quale non abbiamo ancora una risposta già ben definita. Si avvierà una riflessione, l'intervento del Presidente Emerito della Camera aprirà un ciclo di incontri con i protagonisti. La legge Bossi-Fini, immigrazione, integrazione, visti i fatti di cronaca, possiamo dire che non ha portato ai risultati sperati? No, la legge risente degli anni che ha, nel senso che la legge prevedeva e prevede tuttora che il migrante che arriva in Italia per ragioni economiche possa avere il permesso di soggiorno solo se ha il contratto di lavoro. Il problema oggi non è più questo, perché di tanti che ne arrivano, più della metà chiede diritto di asilo, perché viene da un paese in guerra, perché rischia la vita. Il diritto d'asilo è riconosciuto a livello internazionale, l'Italia non si può rifiutare di dare asilo a chi ne ha diritto. È l'Unione Europea che deve dare delle risposte, non possono essere più i singoli stati nazionali. Queste risposte, a mio modo di vedere, significano in primo luogo archiviare e superare il Trattato di Dublino, perché anche quel trattato risente degli anni che ha, e poi prevedere sia per il diritto d'asilo, sia per l'alloggio, l'allocazione degli aventi diritto, sia per i rimpatri di coloro che questo diritto non ce l'hanno, degli interventi appunto europei, non nazionali. In questo incontro di oggi, qui all'Università di Teramo, qual è il messaggio e di cosa principalmente vorrà sottolineare? No, la complessità di questa questione, cioè si parla troppo spesso dei fenomeni migratori come se fossero l'oggetto della propaganda in campagna elettorale. In più c'è l'enorme questione, di cui si parla pochissimo, della integrazione. Arrivano in Europa, si stabiliscono in Europa, mettono al mondo figli in Europa. Il problema che la politica deve cominciare a guardare, soprattutto noi italiani, che non abbiamo alle spalle un passato da potenze coloniali, è: ma fra 20 anni, fra 30 anni, coloro che sono stabilmente qui o che sono nati qui sentiranno l'Italia come la loro patria, anche se non è la terra dei loro padri?